Piacere introdurvi il dottor Klaus Lucke. Il dottor Klaus Lucke, siamo amici e colleghi, si è laureato all'Università di Cape Town in Sudafrica, dove ha svolto anche l'internato e l'abilitazione, si è specializzato però in oculistica in Germania, ad Essen, insieme a Meyer Schwickerath, tanti di voi ricorderanno la nascita dell'ASL. E ha continuato la sua fellowship e i primi anni di professione, in cui è stato anche professore e docente universitario all'Università di Lubecca. È stato cofondatore della European Vitreoretinal Society nel 2001 e ne è stato presidente per molti anni, e dal 2002 ha iniziato la European Vitreoretinal Training School. Quindi qualsiasi collega che voglia fare una scuola di chirurgia retinica può iscriversi a Brema e sotto la direzione del dottor Klaus Lucke. Nell'occasione di questo evento ci farà un po' di relazioni, in particolare adesso ci parlerà di uno degli studi clinici della EVRS, che da qualche anno organizza delle survey, delle raccolte dati su degli argomenti di particolare interesse. Nel 2012 sono stati pubblicati i risultati sull'edema maculare diabetico, sul management dell'edema maculare diabetico, raccogliendo casi da migliaia di pazienti che da tutto il mondo li hanno inviati all'EVRS e li hanno analizzati. Quindi vi introduco il dottor Klaus Lucke. Si farà in inglese. Or here. Yes. Something happening? We did not try this beforehand. Sorry, it's small. Is that okay? I apologize, I don't speak any Italian. I hope that's okay. So thank you very much, Barbara, for inviting me. Fortunately, I cannot give you my cold because you've got it already. So let's go. Let's talk about EVRS and the macular edema study. The European Vitreoretinal Society has a certain special philosophy, which I will talk about in this talk and in this next talk as well. And when we cooked up the idea of the European Vitreoretinal Society, Didier Ducournau and I, this is in Bremen, when we sat together and thought that we should found such a society, we had this idea of creating something special that's doing special things. It's a non-profit organization. We have about 1,500 members, and we have about 70 countries coming to our congresses, which actually doesn't make it a European Vitreoretinal Society. It's almost a world vitreoretinal society. The main focus of our efforts has always been the teaching and the exchange of information, didactics. Among the many things the EVRS does, and by the way, Barbara is on the board of the EVRS, I'm not anymore, but I was, is to do studies concerning important questions in retinology. These studies are different from anything you've seen before. In these studies, all members are asked to participate. So if you are an EVRS member, you would be asked to put cases, to donate cases to that study. The data collection is very simple. It's by Excel spreadsheets.
Which means those studies are not prospective, they are not randomized, they are not double blind, which means they have a lot of shortcomings, but they make up for those shortcomings by having huge numbers. They also have one feature which other studies don't have. The EVRS studies are totally free of industry influence. And they are statistically absolutely valid. The statistics are done by the Institut National de la Statistique in France, and those guys know what they're doing. I'm going to take you a little bit through the study, and particularly also the way these statistics are done, so that you understand how to judge the validity of those results. The macular edema study was announced in Dresden in 2012, and it contains 2,603 eyes with macular edema, which is by far the largest study ever done on macular edema. These were treated between 2008 and 2011, all of them with a follow-up of more than 6 months, and they were contributed by 85 retinal specialists from 29 countries. Now, those 2,600 cases have a large variety of etiologies, but they're all macular edemas. 551 were epiretinal membranes, we had CRVO, we had BRVO, we had diabetic macular edema, and many others. And notice, 870 diabetic macular edemas. It is also cases with a complex therapy. Many patients had a variety of therapies. They were treated elsewhere beforehand. They had repeat therapy at irregular intervals. Their therapy was changed if one thing didn't work. They had combinations of therapies, and all that makes statistics extremely difficult. You are used, we have been used to studies where we take, say, 50 patients on that side, 50 patients on that side. They have exactly the same features, except for one or two parameters, which are then randomized. This is an absolutely valid way of doing things. The unpleasant part of that is you cannot do such a study with less than €1 million. The protocol will be at least 50 pages long. Planning the study will take years, ethics committees and so on. And all so often, those studies do not yield any results because they have become too complicated and too expensive. And where does the €1 million come from? The industry. So most studies are sponsored by industry. And that's why they're so frequently biased. So here, we have a completely different way of selecting patients, of collecting patients. And since they are such varied cases that are not stratified according to very, very strict criteria, we need a novel way of doing statistics on them. This is actually only novel in medicine or in ophthalmology. In other fields, this is a perfectly normal way of looking at things. And you've seen this before. It's called regression lines or regression curves. If you have such a cloud of data, you can do mathematics on it, and you can do a linear regression, a polynomial regression, second order, third order, and find out how valid those data are. Let's look at this. Here we have two populations. This is population A. And you see, this is patients with poor vision. This is patients with good vision. And all of them improve. And those with poor vision improve a lot, 10 logMAR lines, for instance. Those with good vision improve a little, only 2 logMAR lines or 1 logMAR line. So this is, yeah, we can understand that. Let's look at the second one, second population. Now, how do you compare those two populations? It's virtually impossible because they look so entirely different. Here, many improve, but others actually get worse. And that's where linear regression mathematics come in and statistics come in. Because if you now look at the linear regression curve of population A and compare it to the linear regression curve of population B, you find that statistically, those groups, those two populations are very, very similar. And so you can compare them. And if you have lots of patients, the statisticians say, now we have data we can work with. If you have very little, they don't yield any data. So this is the way the data are presented in the EVRS studies. They are presented by
these trend lines, as they are called, which are nothing else but linear polynomial regression curves. Now, there are a large number of etiologies, complex therapy, we had all that, and the results, and this is something new as well, vary in relation to preoperative visual acuity. I already started on that a little bit. Like, for instance, you take 2,159 cases of macular edema, and you average out their improvement in visual acuity according to the pre-op visual acuity, which is down here. And those cases with a good visual acuity, 0.4 for instance, if you look at the black line, have very little improvement on average, while those down here with very poor visual acuity have on average a large amount of visual improvement, which is logical, because if somebody already has 1.0 visual acuity, he can't improve very much. So if by looking at this in relation to the average of the whole cohort, and then taking individual groups, individual indications, for instance, you find that if somebody who starts, a group that starts on average with counting fingers at 2 meters and improves by 4 logma lines, is not doing so well. Whereas a group that starts at 0.4 visual acuity and improves by 0.4 logma lines is doing damn well. And so it is very important to put the improvements in relation to the initial visual acuity, which the standard way of presenting statistics is never ever looked at. So these are the two differences you will find when you look at EVRS studies, the regression lines and the outcomes in relation to preoperative visual acuity. And this is what, for instance, it would look like. If you have a red group that is doing very well, you see it is more than 2 times than the average of everybody else, and this group is doing less than the average of everybody else. So let's look at the EVRS macular edema study results. The main groups that were analyzed were epiretinal membranes, venous occlusions, and diabetic edema, and the interesting thing, as you see at the end, the results are very similar. Let's look at just one, the most important one, that's the diabetic edema. Those were, as I mentioned earlier, 870 cases, all with a retinal thickness of more than 300 microns, and they were contributed to the study by 60 retina specialists. And you see that the treatments were very variable. 139 only had anti-VEGF, 97 only laser above threshold, 61 vitrectomy with ILM peeling only, 52 laser subthreshold, and 41 only triamcinolone, and 480 lots of other things, mixes and so on. And this is the slide I would like you to remember, because this is the main outcome slide of the macular diabetic macular edema study. You see the green ones is the lasers. Yes, they improve a little bit above baseline, but very little. Then there's triamcinolone. Triamcinolone improves a little bit better, but people get tired of injecting triamcinolone. Patients get glaucoma, they get pseudoendophthalmitis, and treatment is stopped. And then nothing happens anymore. Anti-VEGF is doing better, as you can see. It's doing definitely better than the lasers. So that's already the good news. But now, this is vitrectomy and ILM peeling. We were astounded ourselves at the results that we were getting. Vitrectomy with ILM peeling did better than anything else that was available. There's another little bit of information which I would like to give you. If you look at the red curve, vitrectomy and ILM peeling, very good. If you add triamcinolone, the results are worse. And we have always been giving triamcinolone at the end of the operation in order to reduce the edema postoperatively. And here it shows that's actually not a good idea. Why, I'll get into later. Here is the results in relation to the preoperative visual acuities. The lasers are doing reasonably well. Anti-VEGF is doing reasonably well as well. The vitrectomy cases actually started out with a poorer visual acuity and had a massive increase in visual acuity, so they did incredibly well.
So vitrectomy and ILM peeling, gold medal. Vitrectomy, ILM peeling and triamcinolone, silver. And anti-VEGF was bronze medal, and everything else you can forget. An interesting aspect was retinal thickness. Looking at the retinal thickness in the cohort, we found that no matter what therapy we used, retinal thickness decreased roughly the same amount. But if you look at the correlation between visual acuity and retinal thickness preoperatively, you find a correlation between that in that the patients with good visual acuity had a very thin retina, and patients with very poor visual acuity had a very thick retina. Nobody's surprised there. We know that. The coefficient was 0.48. Postoperatively, this was not as clear-cut anymore. Between the good visual acuities and the poor visual acuities, there was very little correlation in retinal thickness. You could have a thick retina with a good visual acuity, you could have a thin retina with a poor visual acuity, and the correlation coefficient was much less. Why is that? Well, we looked at the retinal thickness preoperatively in the main groups, anti-VEGF, vitrectomy, triamcinolone, and some others, and then postoperatively. And you find that in all groups, in all cohorts, the retinal thickness had decreased, but less so in the vitrectomy and ILM group than in the others. Maybe that explains why the others have, on average, poorer visual acuities, because quite a few of those patients, if you look at the lower mustaches here, are in the red area, which is atrophy. Whereas those with the ILM peeling, none of them ended up in the area with atrophy. So how does ILM peeling improve visual acuity and reduce edema? This is a conundrum. And there is a good explanation, and this explanation was provided by Dr. Ducournau's wife, Yvette Ducournau. He always says, I have a pathological wife. She's a pathologist. And she's done beautiful work on the retina in all these pathologies. So Yvette has been doing this stuff. And what she has shown in her work, and it's been published, is that something happens in the retina when you remove the ILM. This is the ILM. And this underneath is a Müller cell. The ILM is the footplate, the basement membrane of the Müller cell. And if you tear it off, the Müller cell is not happy. It doesn't like that, it's trauma. And when that happens, as shown in this animation, the Müller cell, there's some inflammation here. And as a result of that inflammation, the Müller cell thickens and undergoes what the pathologists call astrocytic gliosis. And this astrocytic gliosis is shown beautifully in the preparations done by Yvette Ducournau. And this astrocytic gliosis stabilizes the retina, reduces the edema, but at the same time creates volume. And that's why in ILM peeling cases, the retina doesn't get as thin, because there is compact mass of astrocytic cells stabilizing the retina. And this also explains why if you add triamcinolone, the results are poorer. Because if you add triamcinolone, you are disturbing this inflammatory process, which is a healing process for the retina, and the results are not as good as if you did not disturb this inflammatory process, which we now know we actually want. It's good. So, just to show you the slides for epiretinal membranes, anti-VEGF, not so good. Triamcinolone, better. Vitrectomy, obviously, in that group, best. BRVO, CRVO, again, vitrectomy and ILM peeling far out paces everything else that we have available for therapy. And so these are the final rankings. In all groups, vitrectomy and ILM peeling got the gold medal.
So in summary, ILM peeling acts by injury and regeneration mechanism of Müller cells. Adding triamcinolone worsens the result. And the moment that came out, in this September of 2012, I stopped using triamcinolone in edema cases. Those are cases that need to be operated on. So in all forms of macular edema, no matter what, and I'll show you a couple of cases later on, vitrectomy and ILM peeling alone are more effective than anti-VEGF, triamcinolone, laser, or any combination therapy you can think of. So ask yourself, are our patients with diabetic macular edema getting the best therapy available? I think now they can, because we know which is the best. Thank you. E questa relazione dà quindi inizio a una serie di alternative di trattamento per l'edema diabetico. Ah, c'è già questo. Sì. Abbiamo sentito il perché della scelta della vitrectomia e adesso si alternano alcune interviste di colleghi che scambiano opinioni su altri trattamenti. Allora, grazie anch'io Barbara, ti ringrazio, siamo rapidi non solo perché siamo un po' in ritardo ma perché c'è un aereo, il professor Boscia. Io prima di fare questa, chiamiamola intervista, una chiacchierata col professor Boscia, volevo chiedergli una cosa, perché noi parliamo sempre di lavoro, non parliamo mai di chi siamo, della persona, io volevo che il professor Boscia, che è appena stato andato da Bari a dirigere la clinica Università di Sassari, ci desse brevemente una sua opinione di in che luogo è capitato. Ti trovi bene? Come stai a Sassari? Questo non mi ero preparato, sono domande personali, ma gioco forza, uno si deve trovare bene nel posto dove siamo sempre in Italia, siamo in bellissime terre, sia la Puglia che la Sardegna hanno molto in comune. E lavorativamente abbiamo la fortuna di fare un mestiere che si è fatto con passione, con entusiasmo. Quante volte ritorni a casa a vedere i tuoi figli? Cerco ogni settimana. Mi raccomando. Sempre. Allora, abbiamo anche oggi abbiamo sentito l'aspetto chirurgico dell'edema maculare, ma forse tu hai qualcosa anche da dire. Tra l'altro il professor Boscia coniuga perfettamente il retinaologo medico e chirurgico con assoluta competenza in entrambi i campi. Che cosa ci dici? Vedo steroids nel trattamento dell'edema maculare. Beh, sì, che è quello che siamo stati invitati a discutere oggi. In realtà ho sentito con molto interesse quello che ha descritto, lo studio descritto da Klaus Lucke, che ringrazio sempre per i suoi insegnamenti, una persona dalle capacità chirurgiche, dal cervello estremamente brillanti, per cui sicuramente le sue valutazioni impattano. D'altra parte tutti noi chirurghi abbiamo esperienza che la chirurgia con vitrectomia e il peeling della limitante hanno un'efficacia, ma prima di arrivare a quel punto personalmente ritengo vadano esperite anche altre strade. Attualmente il mio orientamento è inizialmente quello di trattare con anti-VGF i pazienti con edema maculare diabetico. Per vari motivi, ritengo sia il trattamento meno impegnativo dal punto di vista del paziente, per cui c'è una migliore compliance e un'efficacia che, come risulta da questi studi, il RIDE and RISE, sono gli studi registrativi negli Stati Uniti di questi farmaci, ottengono un'efficacia, un miglioramento fino ai 5 decimi nel 60% dei casi. Ma proprio per colmare quel gap, quel 40% di pazienti che non riesce ad arrivare a un'acuità visiva che dobbiamo ritenere sufficiente per vivere una vita di relazione soddisfacente, probabilmente si può fare qualcosa di diverso e quel qualcosa può essere rappresentato dagli steroidi. Per esempio il triamcinolone che abbiamo apprezzato o comunque abbiamo utilizzato a fine degli anni 90. Aveva delle complicanze piuttosto importanti, almeno in molti casi. Giovanni Staurenghi aveva portato avanti anche con Ferdinando il discorso
di cercare di pulirlo il più possibile, di togliere gli eccipienti per renderlo comunque più. Adesso è cambiato qualcosa oppure no? Ma diciamo, senza invadere il terreno altrui, che era discusso appunto l'uso del triamcinolone in seguito, io direi, vorrei rappresentare l'esperienza che abbiamo fatto a Sassari e precedentemente ovviamente a Bari con gli impianti di desametasone. Il vantaggio a mio avviso del desametasone, ma ripeto anche lì è tutto un gioco delle parti, può essere utilizzato il triamcinolone in alcuni casi, il desametasone in altri, e si può discutere anche dei vari vantaggi di questi farmaci, è che l'impianto di desametasone rilascia uno steroide idrosolubile che pertanto ha i vantaggi e gli svantaggi della idrosolubilità. Innanzitutto quello di avere un rilascio che è costante per almeno 2-3 mesi, anche se in realtà viene commercializzato per una efficacia che duri 6 mesi, questa in realtà non viene raggiunta nella pratica clinica. Quello che però è dimostrato, e d'altra parte anche gli studi preclinici, gli studi registrativi e gli studi di farmacocinetica hanno dimostrato, è in realtà un buon rilascio per almeno 2 mesi. E infatti uno dei vantaggi, in questa diapositiva è ben rappresentata, rispetto agli anti-VGF, che mentre il ranibizumab è descritto qui, ma gli anti-VGF hanno più o meno una durata simile, più o meno lunga, di circa un mese, viceversa il desametasone, come potete vedere, mantiene un alto livello di concentrazione vitreale per almeno 2 mesi, con un rilascio progressivamente degradante nel corso del terzo mese, per cui per 3 mesi siamo coperti dall'efficacia di questo farmaco. Il fatto di essere idrosolubile ha anche un altro vantaggio, che aderisce meno al trabeculato, per cui quelli che sono gli effetti collaterali di ogni steroide iniettato nell'occhio, perché l'ipertono è una complicanza di qualsiasi steroide, così come la cataratta è una complicanza di qualsiasi steroide, per questo device hanno il vantaggio di essere temporanei. Cioè è difficile osservare con questo device un ipertono che si mantenga costante nel tempo. Infatti questa è la curva dell'ipertono descritta nello studio MID, che è lo studio registrativo per l'impianto di desametasone nell'edema maculare diabetico. Vedete come ad ogni impianto di desametasone ci sia in realtà un aumento della pressione intraoculare, ma che questa tende a tornare alla norma, al livello basale, alla fine dell'efficacia dell'impianto di desametasone stesso. Quindi tu usi il desametasone nel diabetico o lo usi solamente nelle trombosi? Quando lo usi generalmente? In realtà io ovviamente la mia esperienza è iniziata con i pazienti con occlusioni venose, perché questa era l'indicazione registrativa iniziale, ma abbiamo fin da tempo in realtà iniziato ad allargare queste indicazioni anche per gli edemi maculari diabetici, perché costituiscono la popolazione maggiore di pazienti, perché abbiamo discusso prima di come in realtà questa massa di pazienti che premono nei nostri ambulatori richiedendo trattamenti mensili divenga difficilmente controllabile. Pertanto per una fetta di pazienti, soprattutto quelli con pseudofachici, in cui in realtà il rischio di cataratta sia inesistente, quelli che presentano meno rischi magari di ipertono, a mio avviso costituisce l'impianto di desametasone o uno steroide, in realtà costituisca un'ottima soluzione e che ci protegga per un lasso di tempo sicuramente maggiore da quello fornito dagli anti-VGF. E il ruolo del laser qual è secondo te attualmente? Perché altrimenti andiamo avanti a iniezioni tutta la vita, anche le nuove indicazioni dei farmaci appena entrati on label indico addirittura 5 iniezioni, una al mese, quindi insomma comincia a diventare un impegno anche economico molto pesante. In realtà io considero personalmente, qua possiamo discuterne, anzi ne discuterete, perché io non penso di poter partecipare a questa discussione a lungo, ma la mia impressione è che comunque il ruolo del laser sia un ruolo destinato a divenire sempre più marginale. È dimostrato dagli studi registrativi degli anti-VGF, è dimostrato dagli studi dell'uso di steroidi, come la necessità del laser
divenga sempre minore, perché l'efficacia di queste iniezioni, se praticate in maniera corretta, significa in maniera intensiva all'inizio, in maniera precoce e intensiva all'inizio, sia sempre meno necessaria. Il protocollo IDEL di RCNet ha dimostrato che il numero di iniezioni di anti-VGF, che varia dall'8-9 il primo anno, diviene 3-4 il secondo, 2-3 il terzo, 1-2 il quarto, il quinto anno sono 0 una iniezione. Per cui è questione di partire bene, partire in maniera aggressiva, ma la necessità di un trattamento laser probabilmente rimane secondaria, rimane tutta l'indicazione nel trattamento della retinopatia diabetica proliferante, ma per l'edema maculare probabilmente inferiore. Questo è un argomento che meriterebbe discussione, perché io la penso in maniera un pochettino diversa, ma comunque sarebbe molto... Per esempio nel post cataratta... Ecco, infatti questa è un'esperienza del tutto personale, in cui in realtà, poiché sappiamo che anche in pazienti in cui esiste una retinopatia diabetica con edema maculare che non coinvolga il centro, si è visto che il rischio di coinvolgimento centrale duplica nel primo anno dopo l'intervento di cataratta. In questi pazienti, soprattutto perché il rischio della cataratta viene virtualmente annullato, noi abbiamo condotto un breve studio in cui, vedete qua sono 14 occhi, ma adesso sono ovviamente molti di più, con un'acuità visiva di partenza di circa 4 decimi, in cui alla fine dell'intervento di cataratta veniva eseguita la iniezione di impianto di desametasone, vedete come sono stati seguiti tutti per almeno 3 mesi, poi fino a 180 giorni anche è stata proseguita l'osservazione su 5 pazienti. È una procedura ovviamente estremamente semplice, perché sei già in sala operatoria, per cui risparmi anche quel tempo di sala operatoria, e questi sono i risultati che abbiamo osservato. Vedete, in secondo o terzo mese c'è un miglioramento significativo della acuità visiva. Qua c'è da considerare anche l'intervento di cataratta, ovviamente, che migliora inevitabilmente l'acuità visiva. Il miglioramento lo si osserva, vedete, nel 30% circa dei pazienti, ma la maggior parte rimangono occhi senza perdita visiva, e questo è molto importante, cioè il trattamento con desametasone evita quel rimbalzo dell'edema che si osserva altrimenti. Vedete come lo spessore retinico migliori al secondo e terzo mese in maniera significativa rispetto alla baseline, per cui non solo non osserviamo un peggioramento, ma osserviamo un miglioramento. Questi sono i risultati della pressione intraoculare. Soltanto un paziente ha mostrato un ipertono più di 25 mm di mercurio, che è regredito peraltro dopo terapia. Qua c'è una rapidissima carrellata di alcuni casi. Questo è prima dell'intervento 5 decimi, 10 decimi a un mese dall'intervento con riduzione dello spessore, riduzione che prosegue nel follow up fino ai 60 giorni, addirittura ai 10 decimi. Questo è un altro paziente, vedete come il primo OCT è scarsamente, non è molto chiaro per via della cataratta, c'è anche un sollevamento della neuroretina, riduzione dello spessore a 30 giorni, 60 giorni mantenimento dello spessore, leggera ripresa dello spessore intraretinico, ma senza arrivare ai livelli preoperatori, scusate, e questo è diciamo che è un'evidenza di come in realtà questo trattamento, soprattutto se combinato, possa offrire dei vantaggi. Lo vuoi riprendere l'aereo o no? Lo voglio prendere. Grazie dell'intervista, grazie a tutti. Grazie. Manuela, grazie a te. Grazie a te, complimenti. Adesso te lo do. Abbiamo pensato di continuare con gli steroidi, Ezio, e poi passiamo la parola al laser. Lo vuoi fare da qui? Concludiamo con gli steroidi e dopo. Allora, già giusto per continuare a essere provocatore, io credo che invece che il panorama che ci è stato offerto dagli anti-VEGF sicuramente è utilissimo,
non sarà la soluzione definitiva per il trattamento dell'edema maculare, della degenerazione maculare legata all'età, eccetera. Non credo che imparando a fare tante iniezioni o seguendo bene i pazienti potremmo trattare a lungo e per sempre una patologia cronica che non è un evento, un incidente, ma è una malattia che accompagna il paziente diabetico per tutta la sua vita. Ha dimostrato bene prima Giovanni nella degenerazione maculare legata all'età che l'effetto si riduce man mano che passa il tempo, e questo ormai tutti lo sappiamo, tutti rispondono bene all'inizio, i pazienti agli anti-VEGF, ma man mano che passano i mesi, che continuano le iniezioni, la risposta si riduce sempre di più, e questo è legato ai noti fenomeni di tolleranza, di tachifilassi che riducono l'effetto dell'anti-VEGF. È come se nell'estuario del Po noi pretendessimo di chiudere il Po di Venezia, che è quello che porta il 70% dell'acqua del Po al fiume, e ci aspettassimo così di ridurre il flusso complessivo del Po sull'Adriatico. In realtà si aprirebbero altri collaterali, il Po di Levante, il Po di Goro, eccetera, eccetera, che vicarierebbero a quello che abbiamo chiuso nel Po di Venezia. Quindi io credo che tutta la cascata dei mediatori chimici che portano all'edema maculare non è il VEGF. Il VEGF è il più importante, ma se chiudiamo questo, dopo qualche mese ce ne saranno altri che ancora non conosciamo, e quindi ci troveremo la situazione di prima. Ecco il razionale ancora oggi dell'utilizzo del laser, per esempio. Ma sicuramente un strumento che è di grandissimo utilizzo, di grandissima utilità, è lo steroide. Nelle varie malattie che abbiamo sentito, non solo degenerazione maculare legata, non solo retinopatia diabetica, ma anche tutte quelle malattie dove riconosciamo una componente infiammatoria. Quindi trombosi, degenerazione maculare legata all'età, eccetera. Gli steroidi, il razionale ovviamente è legato al fatto che agiscono a valle non solo bloccando i fattori di crescita vascolare, ma anche avendo un effetto antinfiammatorio specifico e antiangiogenico specifico. I vari, non voglio soffermarmi perché anche il tempo è tiranno sul meccanismo di azione biochimico, ma oggi sinteticamente abbiamo due possibilità. La possibilità degli impianti a lento rilascio, dove lo steroide dura poco, ma viene rilasciato in modo continuo da questa matrice che si scioglie gradatamente. Oppure una sostanza diversa dal desametazone, il triamcinolone, che ha una solubilità differente e quindi impiega mesi per sciogliersi, quindi dura più a lungo. Ci sono altre soluzioni oggi in corso di sperimentazione, ma esulano dall'obiettivo di questa relazione. In sintesi, il triamcinolone ha tutti gli effetti positivi di cui abbiamo appena parlato con il desametazone, e per quanto riguarda gli studi, io voglio solamente ricordarvi quello che è stato accennato prima, il DRCRNet, dove i risultati del triamcinolone e laser negli pseudofachici erano sostanzialmente sovrapponibili a quelli dei pazienti trattati con ranibizumab. Quindi, tolti i pazienti che facevano cataratta, perché ovviamente lo steroide fa cataratta, ma che la consideriamo una complicanza minore nel contesto di una patologia così grave come la maculopatia diabetica, i risultati erano assolutamente positivi e direi quasi sovrapponibili con quelli del ranibizumab. Ecco, sinteticamente quindi credo che la strada non vada assolutamente ignorata. Noi, come diceva Luca prima, siamo dominati da trials clinici che sono guidati da case farmaceutiche perché sono estremamente costosi. Ha gettato un sasso nello stagno che tutti noi abbiamo ignorato, dicendoci che non è la terapia medica con lo steroide, con l'anti-VEGF, il trattamento più razionale dell'edema maculare, ma è qualcos'altro. Questa è una cosa
provocatoria, ma che ovviamente ognuno di noi poi metabolizzerà come crede. Sicuramente io credo che in alcuni soggetti, sia nell'edema maculare diabetico come nelle altre patologie dove utilizziamo gli anti-VEGF, possa sicuramente essere ipotizzata una, e su questo voglio aprire con te Barbara una discussione, una la possibilità di individuare i soggetti cosiddetti low responder. Per esempio la genetica viene largamente utilizzata in oncologia per individuare i soggetti che rispondono male ad alcuni farmaci. Ci sono studi abbastanza consistenti nella degenerazione maculare legata all'età, cominciano ad esserci studi abbastanza consistenti anche nell'edema maculare per individuare geneticamente quei soggetti che risponderanno poco all'anti-VEGF e quindi questi soggetti poterli trattare con un'associazione differente, per esempio accoppiando all'inizio lo steroide all'anti-VEGF. Prego. Di genetica che ci dica quali saranno i responder agli steroidi o no, questo non esiste. Dimmi tu. Ci sono nella retinopatia diabetica la cosa è iniziale, ci sono studi di alcune decine di soggetti dove si è potuto evidenziare che una certa espressività genica è associata a una minore risposta all'anti-VEGF. È molto consistente invece la cosa per quanto riguarda la degenerazione maculare legata all'età. Quindi tu che metodo usi per individuare gli steroidi responder a cui escludere il trattamento? Come scusa? Come individui gli steroidi responder per capire quali sono i pazienti da escludere per evitare il rischio? Che oggi dobbiamo agire al contrario forse, cioè una volta che io inietto l'anti-VEGF, che ancora mi associo a quello che diceva poco fa, Francesco, è la soluzione iniziale per comodità, per semplicità, per minori effetti collaterali e non ho risposta, a quel punto questo lo considero un low responder e sono autorizzato a pensare a una terapia per esempio combinata dello steroide che mi determina un rapido molto efficace riduzione dell'edema con un mantenimento successivo con l'anti-VEGF. No, io mi riferivo se tu hai un metodo che usi per individuare quali pazienti che usano lo steroide avranno un rialzo del tono e quindi evitare. Sì, per il rialzo pressorio avevamo molta fiducia nell'individuare i soggetti dove instillandolo con l'irio con steroide e questi se sviluppavano l'ipertono erano sicuramente soggetti che poi avrebbero sviluppato ipertono con l'iniezione intravitreale. La cosa non è proprio così, non c'è la proprietà transitiva. Può essere utile, ma non è assolutamente un criterio di sicurezza. Quindi c'è una certa percentuale di complicazioni, cataratta elevata, ipertono meno elevato, che dobbiamo tenere in considerazione. Certo, quindi rimane certamente un'opzione estremamente efficace da combinare e da controllare con cautela. Certamente, sì. Va bene, grazie Stefano. Passiamo al dottor Cappello che viene intervistato da Sagi Spinacat e ci presenta la sua esperienza con il laser micropulsato. Ciao Ezio, allora abbiamo sentito parlare di vitrectomia nell'edema maculare diabetico, siamo passati ai cortisonici e agli anti-VEGF. Qual è la tua esperienza? In particolare tu oggi ci vuoi parlare del laser micropulsato, ma funziona? Allora, l'esperienza col micropulsato nasce a Belluno in epoca pre-anti-VEGF, quando abbiamo confrontato, avendo a disposizione il diodo 810, abbiamo confrontato i risultati delle griglie fatte con laser tradizionale rispetto al cappello. E confrontando i risultati in termini di acuità visiva e di spessore, avevamo risultati sovrapponibili, quindi
perché fare un trattamento con laser tradizionale lasciando cicatrici quando l'infrarosso, l'810 senza lasciare cicatrici aveva la stessa efficacia? Quella era stata la prima esperienza. In epoca recente siamo passati al 577, al laser giallo, e con questa filosofia avevamo di fronte un certo numero di pazienti candidati alla terapia intravitreale e molti chiedevano un'alternativa. Che alternativa si può proporre? Sappiamo che ci sono delle pubblicazioni, qui ce ne sono tre esempi, c'è Jeffrey Luttrell, c'è la Stella Vujosic di Padova, che hanno una grande esperienza sul trattamento micropulsato, e così ho pensato di partire proponendo con questo spirito, come una sorta di waiting list, pazienti con un edema iniziale, con un edema inferiore ai 500 micron, magari con visus anche elevati, visus superiore ai 7-8 decimi, che magari non arruoleresti nelle intravitreali, proporre questo trattamento alternativo sapendo di non fare danni e che comunque se non avesse avuto efficacia avrebbero comunque avuto accesso alla terapia intravitreale. E così siamo partiti. Siamo partiti tra l'altro con un paziente, avevamo ancora il laser in prova qualche anno fa, un paziente che assolutamente non voleva essere sottoposto a iniezioni perché monocolo vero, protesi nell'altro occhio, visus di 2 decimi, edema maculare in quel caso era superiore ai 400 micron, ma assolutamente io ho un occhio solo, non me lo faccio toccare. Abbiamo fatto il trattamento e faccio vedere il primo paziente, dopo torno indietro, il primo paziente è stato questo qua, 70 anni, 2 decimi, rifiuta le intravitreali e dopo due iniezioni intravitreali, dopo due trattamenti col micropulsato il visus si è stabilizzato sui 3 decimi e lo spessore si è ridotto a questo livello, siamo sui 270-280 micron, comunque io lo rivedo ancora adesso ed è rimasto stabile. Cioè solo con due trattamenti è rimasto stabile? Solo due trattamenti. E per quanto tempo lo hai seguito? Questo è dal 2011 fino al 2014. Il visus addirittura 4 decimi. E naturalmente io non è che dica un caso ha funzionato, perché potrebbe essere stato il caso. Per poter dire se funziona bisogna avere, questo è il campo della statistica, bisogna che ci siano un certo numero di casi, bisognerebbe avere il gruppo di controllo, però questo è stato un buon inizio. Allora siamo stati stimolati ad andare avanti e così nella esperienza quotidiana abbiamo provato a vedere se si ripetevano queste cose, questi episodi, e si sono ripetuti non una ma diverse volte. Tanto che pur non avendo i criteri statistici canonici dei due gruppi del trattamento randomizzato eccetera eccetera, però la numerosità dei casi e la ripetitività degli eventi mi ha fatto ritenere insomma che un effetto sulla riduzione dell'edema e sul mantenimento addirittura un incremento dell'acuità visiva ci sia almeno nel gruppo di pazienti con meno di 400 micron. Io ho anche la tabella, ecco questa è la tabella dell'andamento dell'acuità visiva e dello spessore retinico. Il visus di partenza medio era di 5 decimi, ma ho pazienti anche che vedono 8 decimi e a distanza di 12 mesi visus medio era intorno ai 6 decimi e lo spessore medio in partenza era intorno ai 370 micron e intorno ai 300 micron, 317 micron a distanza di circa un anno.
Quindi tutto questo mi ha fatto appunto ritenere che potesse essere una buona opzione prima di passare alle intravitreali. Tant'è vero che i pazienti passati effettivamente alle intravitreali da questo gruppo sono stati pochi. Ma a quali pazienti tu decidi di fare il laser micropulsato? Cioè ti riferisci al tipo di lesione, al tipo di edema? Sì. Dunque, escluse le forme ischemiche, praticamente tutti, cioè tutti nel senso non solo l'edema focale, non solo... ecco, l'importante è che non sia un edema diffuso con 600 micron, 800 micron, cioè, con fino... sollevamento del nervo epitelio. Ecco, non casi così eclatanti, così marcati. Lì il danno è già grave, la cascata dei fattori parainfiammatori è già avanti, insomma il danno tessutale è già in corso, quindi secondo me in quei casi lì, se hai uno spessore elevato, se hai un sollevamento del nervo epitelio, se hai un edema che probabilmente è anche di una certa durata, conviene un'altra opzione, conviene partire con o con lo steroide o con l'anti-VEGF. Però un edema moderato, qualche paziente col sollevamento del nervo epitelio ce l'ho, però non un edema grossolano e di lunga durata. Io penso che il gruppo migliore sia quello, cioè la cosa migliore sia selezionare i pazienti subito, cioè trattarli precocemente, quindi trattarli quando l'edema è lieve, è moderato. Nella fase proprio iniziale, quando comincia il deficit visivo, quando il paziente passa da 10 a 8 o da 8 a 6, secondo me lì è il momento di trattare. Hai avuto casi di pazienti con edema diffuso a cui hai fatto prima l'iniezione e dopo hai trattato con il micropulsato? Sì, però lì i fattori, cioè, non riesco a discriminare, cioè io lo uso anche dopo le iniezioni, però non riesco a vedere se mi ha aiutato o no, cioè non riesco a discernere se è stato il laser o no. Mentre nel gruppo di pazienti trattati solo con il laser è possibile vedere se c'è stato un effetto, secondo me è possibile, in quelli che hanno avuto il trattamento con con l'anti-VEGF, associare il laser, sì, io lo faccio perché credo nella filosofia del trattamento, che è quella della stimolazione dell'epitelio pigmentato, quella della risposta fisiologica della retina, quindi un qualcosa di adiuvante, cioè credo nella filosofia del trattamento, ma non sono in grado di dire se effettivamente i pazienti trattati in associazione traggono veramente beneficio dal laser assieme alle iniezioni. Comunque lo faccio. Ezio, scusami, inserisco con una domanda. Siccome penso sia un trattamento che dovremmo conoscere, estremamente valido come alternativa, se qualcuno è difficile impararlo, se qualcuno vuole imparare, come deve fare? No, secondo me non è difficile, però bisogna tenere presente una cosa, cioè io credo questo, siccome sento tante persone e c'è molto scetticismo, io tramite Giorgio Dorin ho scritto anche a Jeffrey Luttrell e ne abbiamo parlato di questo scetticismo. E secondo lui il punto chiave è l'intensità del trattamento, cioè se uno fa 100 spot, non ha fatto nulla, bisogna fare un trattamento anche ripassando sopra gli stessi punti, ma di 400, 500, 600, 700 spot, anche 800, passare e ripassare sapendo, essendo sicuri, però bisogna sentirlo, essere certi. Cioè essere sicuri noi prima di tutto che non stiamo facendo dei danni. Quindi io faccio delle linee sia in orizzontale che in verticale cercando di coprire tutta la zona ispessita con un alto numero di spot e dopo ho preso coraggio e passo anche sopra la fovea. Per esempio in questo caso qui io sicuramente sono passato sopra la fovea e secondo me quello è il punto chiave.
non aver paura di fare superare questo timore di fare dei danni, perché i calcoli che ci sono stati offerti mostrano che si è in assoluta sicurezza. Benissimo, quindi ci farai dei corsi per insegnare a avere coraggio. Io volentieri, ma insomma, se volete sì, ma non sono io il candidato. No, anche perché potremmo imparare ad apprezzarlo anche per altre indicazioni, insomma. Allora, per l'altra indicazione, se c'è un attimo di tempo... Non c'è, ma vai veloce, fai vedere i casi. C'è questo lavoro qua, il terzo, Resensitization of Medical Arms Force Neovascular. Praticamente Lutrul e Dorin ha fatto un lavoro sulle senili. Praticamente, seguendo sempre la filosofia della reset dell'epitelio pigmentato, hanno preso delle senili che non rispondevano all'anti-VEGF, quelli trattati con Lucentis per essere sicuri che non rispondevano più all'anti-VEGF, li hanno trattati con l'aflibercept, e dopo la terza iniezione di aflibercept, se rimaneva liquido sottoretinico o edema intraretinico, quindi se erano considerate non responder, venivano sottoposte al trattamento micropulsato e poi ritrattate con anti-VEGF, e nello studio pilota 10 su 12 hanno risposto. Benissimo. Quindi, incoraggiante. Verrà fuori qualcosa anche lì. Dobbiamo assolutamente cambiare, vi ringraziamo, cambiamo l'argomento. Grazie. Sagis, puoi rimanere lì? Okay. Perché a questo punto il dottor Cereda ci presenta la sua esperienza con l'OCT Heidelberg. La relazione del dottor Lucca viene spostata a domani. Ciao Matteo. Allora, oggi Matteo ci parlerà di come lo studio vascolare e tomografico della retina possa essere condotto molto più in periferia di quanto siamo abituati a fare fino adesso. E studiare la retina periferica è molto utile per tanti motivi, e adesso Matteo ce li illustrerà. Sì, noi tutti, credo, tutti quelli che si occupano di retina abbiamo una certa esperienza con l'angiografia wide field. Cercherò di farvelo vedere adesso, che ha indubbiamente dei vantaggi, perché ci permette di andare a vedere una porzione di retina che normalmente studiamo solo oftalmoscopicamente. Quindi ci permette di customizzare meglio alcuni trattamenti e riconoscere meglio alcune patologie. Mi date una mano con la presentazione? L'avevo lasciata loro. Però. Qui. Qui non vedo neanche l'indicatore. Che non ho dentro la presentazione. Scusate.
voi siete pronti? E se no, guarda, la prima che ho pronta è questa, tanto le diciamo tutte. Vieni pure Mario, Romano, parliamo un attimo. Datemi il mio computer, per favore, il computer qui. Come vi dicevo, sono brevi esperienze che vogliamo presentare con dei prodotti e in questo caso parliamo di Getrea. Ho avuto una prima esperienza ho selezionato tre occhi che sono particolarmente significativi, direi. Parto subito, Mario, con la visualizzazione, sì, dei casi. Poi parliamo dei... Sì, commentiamo. Ve li faccio vedere brevemente perché sono particolari. Dunque, questa è una paziente che aveva la stessa situazione di una trazione vitrofoveale da schema, proprio da linee guida standard dell'uso dell'ocriplasmina in entrambi gli occhi, con un visus di circa 5 decimi e metamorfosie simmetriche in entrambi gli occhi. Tutto le è stato spiegato, lei non voleva fare la vitrectomia, per cui abbiamo deciso a luglio di fare la iniezione di Getrea e ci tengo a sottolineare che, essendo il primo occhio che iniettavo, non ho fatto la paracentesi, ho iniettato, ritratto e si è notato un piccolo incarceramento di vitreo nella paracentesi. Il risultato è stato immediato, nel giro di 3 giorni al primo controllo si era completamente rilasciata la trazione. E qui vedete a distanza di tempo un ottimo recupero di visus a distanza di qualche mese, da luglio a settembre, si mantiene a dicembre con 9 decimi e assenza di metamorfopsie. Guardate proprio la foveola, c'è un ripristino nel tempo, non è immediato, ci è voluto qualche mese, circa 6 mesi. Allora iniettiamo l'altro occhio, dato il recupero del primo. In questo caso dico no, qui devo fare la paracentesi prima così non avrò l'impegno vitreale, e però non noto un recupero importante e significativo e veloce come nell'altro occhio. Ciononostante andiamo avanti con il follow up e a distanza di 2 mesi la morfologia comincia a migliorare, finché a 5 mesi anche in quest'occhio ha un ottimo recupero. Questo è l'ultimo follow up che ho della paziente, sia di visus che di morfologia. Quindi questo mi porta a dire che è giusto aspettare. Spesso si dice, se non c'è miglioramento dopo il G3 a un mese passiamo alla vitrectomia. Credo che non sia corretto, perché si nota proprio nell'arco dei primi mesi un progressivo miglioramento. Non so se hai notato. Sì, in effetti se ritorni subito dopo l'iniezione nell'occhio destro, esatto, subito dopo l'iniezione, il posto opposto occhio destro. Ah, ok, andiamo avanti allora l'altro occhio. Ok, questo. Perfetto. Qui si nota quel fenomeno di cui ora tutti parlano, che è la lucency. Cioè l'attenzione ora è sempre più rivolta verso, vabbè, efficacia e sicurezza nei dati post fase 3 pubblicati su New England Stalsman. E in effetti quel fenomeno è riflesso di un'azione di Getrea in termini di efficacia, perché sembra che sia presente proprio nei pazienti in cui abbiamo un buon esito anatomico, cioè un buon rilascio vitreale. Quindi quello è un fenomeno che ora è considerato non prognostico negativo ma positivo. Infatti la trazione si è rilasciata, solo che c'è. C'era il timore che rimanesse un foro, invece poi nel follow up successivo si è chiusa completamente. Ma il tuo feeling è che al di là delle criticità che, insomma, iniziali del prodotto e quindi ora delle più corrette indicazioni, ha realmente un'efficacia terapeutica o no? Io a questo punto devo dire di sì, perché anche nonostante la mia grande non convinzione iniziale, mi sono dovuta ricredere proprio seguendo nel tempo i pazienti. Anche questa, che
come vedete non era proprio da indicazione, da manuale, perché ha un'aderenza più estesa, solo che questo è il secondo occhio di un occhio già operato per foro ed andata in foro e non ne voleva sapere di vitrectomia e quindi abbiamo deciso di farlo. All'inizio non ho notato un miglioramento, mi sembrava che tutto rimanesse uguale, invariato. Anche perché è associato una trazione tangenziale che scende giù. Sì, è una trazione lunga, vedete qua c'è già un microforo, però già comunque vedo dopo un mese, se non altro si chiude, ma rimane tirata. Sì. Scusate, vado avanti. Però vedete, dopo 3 mesi si comincia a vedere un appiattimento della retina e dopo 6 mesi ho anche un recupero di vista. Quindi ci tengo a sottolineare l'effetto che c'è, lento e progressivo. E non ho avuto in questi 3 casi almeno delle complicanze. Soprattutto il trend ora dei dati pubblicati, se realmente ci atteniamo alle indicazioni strette di quella ricetta che viene dalle 5 indicazioni che sono state ormai acquisite, in effetti ora da un mese ha pubblicato Stallmans, ha un successo nei fori maculari del 90%. Ora, e delle trazioni vitreomaculari rilascio 83%, cioè è comunque un trend che va verso un'efficacia, quindi sì, con una importante restrizione sicuramente dell'indicazione. Un bravo chirurgo ti dice faccio prima fare una vitrectomia e costa meno, però bisogna però credo prendere, che pensando al futuro bisogna prendere se il costo riuscirà a essere contenuto e se capiremo meglio che effetti collaterali in realtà saranno pochi e gestibili è sicuramente da tenere. Qualche effetto collaterale che temi? Io temevo che mi si sciogliessero le strutture intraretiniche. Quelle che temo, facendone insomma qualcuna, è che non relative alla tossicità del farmaco, perché l'alterazione dell'elettroretinogramma piuttosto che la discomatopsia, poi quelle vanno via. Il problema è la modificazione della trazione, perché alcune volte non è predittibile, cioè alcune volte una trazione vitreomaculare può esitare in un foro, quindi è quello il problema vero, quindi è quello da monitorare, cioè la modificazione trazionale anche in presenza di una giusta indicazione. Va bene, io credo che un po' l'idea ve l'abbiamo data, passiamo agli strumenti perché dobbiamo lasciare spazio anche agli OCT. Allora, come dicevamo prima, tutto nasce dall'angiografia. Questo è quello che siamo abituati a vedere, i 30 gradi centrali. Questo è un caso di polipoidale, preso solo a motivo esplicativo. Ci sono delle lenti che iniziano ad essere ampio campo, che sono molto più simili come ampiezza all'angiografia ottica, top, un Canon, eccetera, eccetera, anche con l'angiografia SLO. Ma esistono anche le lenti che ci permettono di andare oltre, a 120 gradi e addirittura a circa 150 gradi. Ora, questo è solo un esempio, vedete che sembra che diminuisca notevolmente la definizione dell'immagine, diventa praticamente impossibile riconoscere il polipo centrale, anche se questa è un'immagine un pochino tardiva e non precoce, ma abbiamo un campo visuale decisamente ampio. La domanda è utile nella realtà clinica, nella pratica clinica di tutti i giorni? Questo è un caso di un bambino di 7 anni che già di per sé fare la fluorangiografia in un bambino di 7 anni non è esattamente la cosa più semplice. È indubbio che con un'angiografia wide field le cose semplificano, dobbiamo fare meno immagini, dobbiamo costringerlo meno a subire la difficoltà di stare di fronte a una sorgente luminosa così importante. Se noi facciamo un'angiografia anche periferica, chiedendogli di guardare a destra e a sinistra, aiutandoci con lo strumento, noteremo che questa diagnosi di Coats ci dice che abbiamo delle alterazioni ischemiche, oltre a tutte le telangiectasie, aneurismi, eccetera, eccetera, una cosa importantissima, ma non vediamo qualcosa di assolutamente grossolano. Se cambiamo immagine e utilizziamo i 120 gradi,
improvvisamente riusciamo ad andare molto più in periferia, e quello che salta fuori è quasi un ridge, che è tipico di queste forme così avanzate di COTS, quindi una completa assenza di vascolarizzazione periferica che è mandatorio, sono sempre in gruppo di Shields, trattare. Quindi questa angiografia in un bambino di 7 anni ci ha permesso di cambiare strategia, da passare da un laser focale solo sulle dilatazioni a portarlo in sala operatoria, aggiungere anche una terapia iniettiva a quel punto che tanto dovevamo addormentare, fare una crioperiferica. La stessa cosa anche in casi più frequenti, una occlusione venosa con un'importante componente arteriosa, che come vedete arriva alla nostra consulenza già trattata perifericamente, a quanto sembra, perché se allarghiamo ulteriormente il campo visuale risulta evidente che in estrema periferia il laser non era stato fatto e c'è un'importantissima ischemia. Il risultato era che semplicemente dovevamo aumentare l'infiammamento laser, non potevamo pretendere avere un miglioramento in un caso di questo genere. Ecco, la domanda è: cosa succede, ed è possibile allargare il campo d'azione anche dell'OCT? Queste sono immagini a 15 gradi, a 20 gradi e a 30 gradi, che è quelle che sono le immagini che siamo abituati a vedere tutti i giorni. Ma sarà disponibile, probabilmente a breve è già disponibile, la possibilità di eseguire OCT con lenti a 55 gradi, che ci permette di arrivare a 40 e appunto a 55 gradi di campo. E ancora torna la domanda che siamo fatti prima: come per l'angiografia è realmente utile andare così in periferia? Ma visto che abbiamo appena, questa è un'immagine di un occhio normale, così come si vede, la cosa che è assolutamente da enfatizzare è quanto risulti essere nel dettaglio sia una parte superficiale della retina quanto una parte profonda, fino alle strutture sclerali retrostanti, in una singola immagine. Visto che abbiamo parlato di terapia iniettiva per la trazione vitromaculare o per i fari maculari, una delle cose fondamentali è andare a capire esattamente, come diceva Mario alla fine della loro discussione, quali sono i reali rapporti tra vitreo e retina. Ed è indubbio che studiando solo il polo posteriore ci manca buona parte del vitreo. E probabilmente studiare queste relazioni diventa possibile solo e soltanto con immagini decisamente più ad ampio campo rispetto a quelle che siamo abituati a vedere. E poi forse per i chirurghi un'immagine OCT del distacco di retina, sì, tutti abbiamo provato a farla portando lo strumento in estrema periferia, ma forse non siamo mai arrivati a visualizzare abbastanza semplicemente cose di questo tipo, o addirittura a calcolare qual è lo spessore del distacco di retina, vedendo tutto a fuoco dal foro retinico che ha causato il distacco fino alla coroide sottostante. Diagnosi differenziale schisi di stacco di retina, di nuovo, è possibile arrivare in estrema periferia con questi strumenti e in casi come questi, in cui è oggettivamente difficile a occhio già riconoscere la schisi probabilmente, ma in più andare a vedere che c'è del liquido sottostante diventa realmente praticamente impossibile. E con questo strumento, con questi strumenti sarà possibile arrivare all'inginocchiamento sclerale, che è precedente fondamentalmente solo all'ora sterrata, e vedere esattamente dove si localizza il liquido e se c'è del liquido sottoretinico. In questo caso il foro non l'abbiamo trovato. Sicuramente sì, è un'indicazione pratica, probabilmente proprio per il fatto che ci permette realmente di arrivare in periferia e quindi di studiare cosa sta succedendo nella retina periferica. Anche perché poi tutte le schisi andrebbero studiate così. Assolutamente, sì. Esattamente, dell'evoluzione della situazione. Questo è un esame esplicativo, è una ARN che ho operato un paio di settimane fa in un paziente sieropositivo, eccetera eccetera. La cosa incredibile è la definizione dell'immagine e la visualizzazione di stacco di retina, la visualizzazione del vitreo e della coroide. Questo è quanto. Altre esperienze di multi-imaging.
giusto? Come si chiama? Insieme a Matteo Cereda sono molto contenta di presentarvi il dottor Guido Prigione e il dottor Maurizio Mete, con i quali ho lavorato per tanto tempo a Negrara e con i quali continuo a collaborare anche adesso. Grazie Barbara, e anche per noi, almeno sicuramente anche per Maurizio, è un piacere essere qua. Abbiamo lavorato insieme un sacco di anni a Negrar con Barbara e Matteo, e ritrovarci insieme oggi è un'occasione molto bella di condividere le nostre esperienze, che hanno preso strade diverse ma vanno comunque sempre di pari passo. Allora, dopo tutte le immagini che abbiamo visto oggi, a molti di voi sarà venuto forse in mente un quesito: esiste uno strumento che riesca in qualche modo a riassumere in un'unica macchina quello che fa la fluorangiografia e quello che riesce a fare l'UCT? Allora, sì, diciamo che esiste, nel senso che ci prova, è questo nuovo sistema di angio CT che tutti più o meno abbiamo cominciato a vedere, abbiamo visto anche delle immagini nelle relazioni precedenti oggi. È un sistema OCT che attraverso delle scansioni C-scan riesce a individuare il flusso, quindi il movimento delle cellule nei vasi sanguigni, e ricostruire le reti vascolari fisiologiche e patologiche senza necessità di iniettare colorante. È molto importante che il paziente abbia una fissazione molto stabile, questo, lo ripeterò, è un po' limite dello strumento in questo momento, perché insomma, c'è un tempo di acquisizione che, seppur breve, richiede che il paziente sia molto fermo con l'occhio. E il software che rende possibile questo sistema si basa su un algoritmo che si chiama SADA, che è in grado di migliorare, ottimizzare il rapporto segnale-rumore in maniera tale da far emergere in maniera molto netta, molto definita, le reti vascolari, e vedremo che questa è una delle caratteristiche proprio di questa metodica di imaging. E l'acquisizione è molto rapida, nel senso che nell'ordine di qualche secondo, però ecco, è importantissimo che in questi secondi il paziente non si muova più del necessario. Ma queste immagini, Maurizio, sono facilmente interpretabili da chiunque abbia dimestichezza con l'angiografia convenzionale oppure no? Allora, sono molto intuitive, perché si vede questo, vedremo degli esempi dei netti neovascolari molto, nel caso delle CNV, ma comunque delle reti vascolari molto ben definite. Però c'è un linguaggio, una semeiotica, tutta un pochino da ridescrivere. Non esiste più leakage, ovviamente, non c'è colorante, non esiste staining, pooling, non esistono più le caratteristiche delle immagini alle quali eravamo abituate, non ci sono immagini precoci o tardive. L'assenza di leakage è uno dei punti di forza, se vogliamo, perché rende poi possibile identificare molto chiaramente le reti vascolari. Basandosi su un riconoscimento di cellule in movimento, lesioni a basso flusso, ma in realtà anche a flusso troppo elevato, non vengono individuate dallo strumento. Riesci a mostrarci qualche caso? Sì, ho volutamente, e questo anche in accordo con Barbara, quando abbiamo un pochino progettato questo intervento, non ho inserito un mystery case, ho messo lesioni molto semplici, CNV, che ci troviamo a gestire quotidianamente, proprio per vedere come si vede con le metodiche convenzionali, come si vede invece con questa nuova tecnologia. Questa è una lesione di tipo 1, vedete che questa è un'angiografia tardiva, una indocianina precoce e un'indocianina tardiva. Vediamo questo leakage abbastanza scarsamente definito, comunque vediamo che c'è una lesione, l'OCT è abbastanza caratteristico. Questa è la lesione come appare in angio CT. Vediamo che c'è una scansione superficiale, una scansione un pochino più profonda e una a livello della retina esterna che
avascolare comunque, è uno strato più profondo che quello coroideale. Vediamo che c'è, quindi vediamo la nostra lesione neovascolare che è molto ben definita a livello appunto coroideale. Questo è un ingrandimento dello strato superficiale, questo è un ingrandimento di quello che vediamo appunto in coroide, del nostro NET. Ecco qua, sì, questo è quello che vediamo. Ma oltre a fare diagnosi di CNV, in che modo riesci a definirne la sede e quindi la tipologia? Sì, queste sono immagini che lo strumento ricostruisce a partire da appunto da dei C-scan, per cui noi vediamo che c'è una scansione OCT, ci sono dei boundaries colorati che corrispondono ai piani di sezione attraverso i quali passa viene fatta l'analisi. Per esempio vediamo nelle due immagini in basso a destra, per voi che siete seduti lì, c'è la componente, sembrerebbe quasi una lesione mista, no? Perché uno vede la componente coroideale e una lesione invece intraretinica. In realtà non è una minimamente classica, insomma, come viene chiamata, no, in realtà è comunque una lesione occulta, vedete che c'è un DEP e quindi la parte che si vede intraretinica è in realtà ancora dentro il DEP. E quindi sono delle sezioni e siamo in grado di costruire appunto esattamente la localizzazione della lesione. Vediamo qua che l'assenza di leakage rispetto all'angiografia convenzionale ci dà la possibilità di localizzare esattamente la sede della lesione, nel senso che quando noi guardiamo un'immagine, una fluoroangiografia o anche un'indocianina, noi abbiamo la fluorescenza totale, è il risultato di tanti piani sovrapposti, invece con l'angio CT siamo in grado di toglierli, di vedere esattamente strato per strato quello che vediamo. Quindi l'assenza di leakage è molto importante ricordarsi che si tratta di sezioni appunto in C-scan. Questo è un dato molto carino che ho trovato. Nel 2009 McLeod aveva descritto questo fenomeno, cioè questo drop out della corio capillare intorno alle lesioni neovascolari in assenza di un'atrofia dell'epitelio pigmentato retinico. Lo aveva descritto molto bene e queste sono lesioni, è la stessa lesione del caso di prima in realtà, in cui vediamo che con angio CT c'è questa zona che potrebbe, è un'ipotesi, è un dato puramente speculativo, questo silenzio vascolare intorno alla lesione, potrebbe magari essere un segno indiretto di attività delle lesioni, non so dirvelo, però ecco, è qualche cosa che in letteratura è stato descritto, con l'imaging convenzionale lo si vedeva sì e no, e qua mi pare che lo si veda molto bene. Ma hai avuto casi in cui l'angio CT ti abbia condizionato nel follow up o nella gestione del paziente? Sì, ci sono adesso vi mostro un esempio, questa è una lesione molto semplice da descrivere, è una lesione appunto di tipo 1, un'altra lesione occulta, si è presentata alla mia attenzione, ho deciso di trattarla appunto con un ciclo di Lucentis, quello che andava fatto. Tutto bene, la paziente migliora. E, peraltro avevo un'allergia ai mezzi di contrasto iodati, quindi insomma non semplice da iniettare, quindi non potevo fare da tutte le volte. Dopo 6 mesi mi torna dicendomi: guardi, vedo un po' storto, cosa è successo? Io vedo che c'è un'iniziale riattivazione, le propongo il trattamento, lei doveva partire per la laurea del figlio dall'altra parte del pianeta. E decide di tornare da me dopo 2 mesi senza fare nulla. Nel frattempo la lesione si riassorbe apparentemente, così come la sintomatologia, spontaneamente, e a questo punto però avevo l'angio CT e le ho fatto l'esame, e a fronte di un quadro tomografico silente vediamo che in coroide c'è la sua lesione occulta lì in bella vista. Quindi insomma non vanno dimenticate queste lesioni, e bisogna anche, io personalmente ne ho tenuto conto nel follow up, nel senso che anziché dirle bene signora ci vediamo tra 6 mesi, magari un OCT intermedio ho ritenuto di farglielo fare. Questo è un altro caso di un paziente che era stato mandato a me dicendo: guarda, una lesione attiva in un contesto di sclerosi cronica. Io in realtà che ci fosse una lesione occulta, un netto occulto, di per lì ci ho creduto abbastanza poco, e ho approfondito la cosa facendogli un'angiografia, un'indocianina. Vediamo che c'è questo grosso vaso che in realtà è risultato di un effetto finestra, non ci sono lesioni, l'angio CT mi ha aiutato a escludere, quindi ha rafforzato la mia idea che non ci fossero lesioni, e che ho anche fatto un favore al sistema sanitario, insomma
risparmiando una fiala di antivegesto. Volevo sapere, no, forse è ancora un caso. Un caso di RAP in cui questa è una flora angiografia, un'indociannina e un OCT, un RAP in stadio 2 abbastanza così, caratteristica. Vi volevo far vedere appunto nell'ambito di che cosa ci aggiunge o ci toglie rispetto alle metodiche tradizionali. In questo caso anche l'angio-CT ci faceva vedere molto bene la componente intraretinica, meglio di quella coroideale, ma che comunque si vede bene, quindi rispetto a quelle che sono le metodiche tradizionali di imaging, devo dire che alla diagnosi ero arrivato allo stesso modo. Purtroppo ci è arrivato anche Freund prima di me pubblicandolo, però vabbè, succede. Ma quindi in conclusione che messaggio ti sentiresti di darci? Ma il messaggio è quello che mi sto un pochino dando gradualmente io da solo, nel senso che questo strumento dà tante informazioni. Ora, dire se siano di più, di meno, secondo me sono informazioni in parte anche diverse, possono essere sovrapposte, possono essere utili. Chiaro che in questo caso con un click di joystick hai tutta una serie di idee, di informazioni che potresti ottenere soltanto facendo molte più cose. Ci sono sicuramente dei punti di debolezza che la tecnologia è in grado di superare, so già che ci stanno lavorando. In particolare non abbiamo particolari strumenti per definire l'attività delle lesioni al momento, anche se ci stanno lavorando appunto. Quindi utilizzare questo strumento per definire la necessità di un ritrattamento in questo momento, a mio avviso, non è semplicissimo. In più, il fatto che manchi un eye tracking e che non sia possibile fare delle scansioni di follow-up riproducibili, per chi come me è spectralis addicted, non è così facile, perché oggettivamente mi trovo spesso a dire la scansione un po' più su, un po' più giù, ti può creare delle necessità, delle difficoltà. Il fatto per esempio poi che manchi la possibilità di fare esami in dinamica, personalmente li uso tanto, in molti casi mi serve per capire eccetera, e qui difficilmente è fattibile ovviamente. Ed è ovviamente necessario che sia noi che facciamo l'esame, che anche il nostro paziente che deve sottoporsi all'esame, capiamo un attimino meglio, perché il paziente deve aiutarci a stare più fermo, collaborare meglio con noi, e noi dobbiamo imparare a interpretare meglio le immagini che otteniamo. Quindi non so dirvi in sostanza se questo esame è in grado di soppiantare tutti gli altri, non lo so. Sicuramente l'inizio di una nuova era per l'imaging vitro-retinico, ed è molto importante esserci e provarlo, insomma. Grazie. 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 Io vi ringrazio, devo chiudere anche per dare il passo alla satellitare che farà le prove. Volevo dirvi che domani mattina inizia la chirurgia in diretta e io inizio alle 7:30, ma non vi sto chiedendo di essere presenti alle 7:30. Il satellitare inizia alle 8:30, però alle 8:30 volevo solo dirvi che il primo caso, che è il trapianto di epitelio pigmentato e coroide, sarà già nel cuore delle trattative, insomma, e quindi se voi venite a quello, era l'unico modo per farvi vedere tutti e cinque i casi di domani, che sono abbastanza particolari. Ve li faccio vedere molto molto brevemente scrollando le immagini. Questa è la paziente che subirà il distacco di il trapianto di epitelio pigmentato e coroide domani, l'OCT, ma ve li faccio spiegare meglio domani. Ci sarà poi un bambino, guardate questa bella immagine dell'OptoView, l'occhio che vede è questo, ha una foveoschisi bilaterale che adesso si è aggravata. Queste sono le immagini, l'OCT Topcon. E nell'occhio che opererò ha sviluppato un distacco di retina che ha qui inferiormente i veils vitreali, i veli vitreali passati da vasi di sangue e strand sottoretinici purtroppo. Questa è l'immagine all'OptoView, questa è l'immagine al Topcon che vi fa vedere gli strand sottoretinici che dovrò cercare di togliere.
un bimbo con un ragazzino con un distacco di retina da coloboma del nervo ottico e una membrana epiretinica importante che verrà tolta con il 27G per vedere questa tecnica, detto il pacherone da chi me l'ha spedito. Quindi vi aspetto tutti domani alle 8:30, grazie.